Ben ritrovati a tutti e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un programma particolare, ovvero un foglio di calcolo che funziona interamente nel terminale. Sì, avete capito bene, noi siamo abituati ai vari Microsoft Excel, LibreOffice Calc, OpenOffice Calc, tutto quello che volete, Gnumeric, tutti i programmi con interfaccia grafica più o meno pesanti per il nostro PC. Ebbene, esiste anche SC, ovvero un programma che funziona solo nel terminale, che non richiede interfaccia grafica e che ha una sua serie di funzionalità come un foglio di calcolo, certo non all'altezza dei suoi fratelli maggiori, ma insomma le sue cose le fa. Come vedremo fra un attimo con qualche esempio. Appunto, come dico qui nel primo punto, al giorno d'oggi, parlando di foglio di calcolo, noi lo associamo direttamente a questi famosi programmi, appunto, che citavo prima, elencavo prima, e non di certo ad un programma che funzioni nel terminale, quindi in interfaccia a caratteri. Però, ecco, un po' per curiosità, un po' per cultura generale, un po' per poter dire sì, lo so che esiste, anche appunto proprio perché è curiosa questa cosa, ho deciso di dedicare un video a questo programma. Questo programma che si chiama SC, SC che sta per Spreadsheet Calculator, quindi un nome, un destino, SC, ed è proprio questo appunto, un foglio di calcolo che funziona senza necessità di interfaccia grafica. Con tutti, ovviamente, non bisogna aspettarsi che faccia anche i grafici e chissà che, comunque con tutti i suoi limiti e i suoi pregi, e è comunque un foglio di calcolo che ha alcune funzioni tipiche dei fogli di calcolo. In questo video ovviamente vedremo un piccolo sunto, vedete qua già nella mia scaletta, che sembra lunga, ma è comunque un sunto delle funzionalità più necessarie, ecco, ma non tutto quanto ovviamente può fare questo foglio di calcolo, perché sono parecchie le cose che può fare. Non finiremo più questo video e naturalmente vi lascio per questo motivo, se siete incuriositi, se volete approfondire, se volete diventare degli esperti nell'utilizzo di questo foglio di calcolo nel terminale, vi lascio i riferimenti in rete, compreso un link ad un manuale che vi spiega per benino i vari dettagli delle varie funzionalità disponibili. Noi, come in questi tipi di video, faremo appunto un sunto, un estratto di quanto può fare il programma, giusto per mostrarvi cos'è il programma, cosa può fare, le sue potenzialità e per magari anche stuzzicare la vostra curiosità. Per installarlo è semplicissimo, basta avviare il fedele Ubuntu Software Center, si cerca SC e si installa appunto la voce che appare in corrispondenza all'SC, Spreadsheet Calculator. Una volta installato possiamo aprire il nostro fedele terminale e, giusto per vedere come si presenta questo foglio di calcolo, possiamo avviarlo senza alcun parametro, come dico qui. Avviare per un foglio vuoto, quindi come avviate LibreOffice Calc senza nessun, non da un file esistente, vi si apre un foglio, una nuova cartella con i tre fogli, i classici tre fogli di calcolo standard vuota. Anche qui, se facciamo SC, Enter, si presenta la griglia del foglio di calcolo. Ecco, vedete che un po' già vi ritrovate, perché in alto vedete le colonne A, B, C, D, E, F, eccetera, eccetera, e qui sulla sinistra avete il classico elenco di righe, che invece di partire da 1 parte da 0, ma vabbè, 0, 1, 2, 3, eccetera, eccetera, e si va avanti. Si scorre il foglio, il nostro bellissimo foglio di calcolo. Così come si può scorrere naturalmente in là, vedete che è esteso il foglio di calcolo, così come sono estesi i fogli di calcolo dei suoi fratelli maggiori con interfaccia grafica, anche qua si può andare più in là dei confini del video. Ok, questo è giusto per vedere come appare l'interfaccia iniziale quando aprite questo foglio di calcolo. Poi, se
Dunque, cosa dico qui? Che una volta avviato si ha comunque a disposizione il tasto, o meglio, il comando punto di domanda con l'aiuto in linea. Quindi io sono qui, ok, l'ho aperto, non so cosa fare, premo il pulsante dove c'è il punto di domanda sulla vostra tastiera, lo premete e appare una guida. Diciamo, come dire, non voglio dire riassuntiva, ma ci sono i dettagli necessari, ecco. Come si naviga in questa guida? Vedete che qui in alto vi chiede quale schermata volete, dalla A fino alla P oppure Q per tornare al foglio di calcolo. Quindi è un menu che va a lettere, vedete? Qui elencati. Sulla destra ci sono tutte le lettere, per esempio la A coincide con questo stesso indice della guida, quindi se premo A mi ritrovo qua, se premo, che ne so, C, set option, premo C, vedete che cambia la schermata, mi spiega quali opzioni ci sono del foglio di calcolo, eccetera, 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 fra i quali, che ne so, l'autocalc per il ricalcolo automatico, che chi usa Excel o Calc è una delle opzioni possibili anche in quei fogli di calcolo, e poi posso sempre tornare alla A, posso sempre navigare direttamente, che ne so, la L e poi torno l'indice e la Q, torno, esco dalla guida e torno al mio foglio di calcolo. Voilà. Andiamo avanti perché la scaletta è abbastanza lunga, malgrado tutto. Quindi si apre per un foglio vuoto semplicemente SC Enter e siamo a posto. Per aprire e avviarlo con un foglio di calcolo già esistente si può uscire, ecco, per uscire, scusate, anticipo un po' la scaletta che non ho messo in ordine, un po' sparso i comandi, e la lettera Q di quit per uscire lo vediamo già adesso, quindi esco, premo il pulsante Q e ritorno nel mio terminale, questo per uscire. Proviamo a entrare con un file esistente. Io nella scrivania ho un file che ho creato in precedenza per le mie prove, che si chiama test_sc.sc. Ecco, l'estensione dei file di questo programma, diciamo così, per convenzione è .sc, ovviamente essendo sc il programma. Quindi per partire direttamente richiamando questo file, facciamo sc spazio il mio nome di file, enter, ed ecco che mi ritrovo con il file che avevo creato un po' di tempo fa per delle prove, dei soliti pip, pippolina, un po' di numeri. Vedete, ho riempito con un po' di valori numerici. Qui sposto un attimo la mia scaletta, vedete, addirittura qui avevo formattato, per modo di dire, una colonna di numeri, poi una colonna alfanumerica di testo per simulare la riga dei totali, ho scritto totali, ho fatto i totali, vedete, ho usato anche una formula che somma i numeri delle colonne, eccetera, proprio come un vero foglio di calcolo, vedete qua, ecco qua, carino, eh? Vedete che siamo nel terminale, ma nulla impedisce di operare come in un foglio di calcolo, anche se siamo in un terminale. Benissimo. Poi, per salvare un foglio di calcolo, vedete qui, si usa il comando P. Dunque, P più Enter per salvare un foglio già esistente. Quindi, poniamo il caso che io ho lavorato su questo foglio di calcolo esistente, voglio semplicemente salvare sopra una nuova versione, aggiornata, faccio P, faccio Enter. Ups, scusate, dove siamo? P maiuscolo, P, Enter, e lui me lo salva. Ecco, fatemi rivedere. Sì, ecco. Scusate, P è importante il maiuscolo in questo caso, perché il P minuscolo fa altre cose. Quindi P maiuscolo, che qui è case sensitive, quindi, come dire, è importante se scrivo il comando maiuscolo o minuscolo. Questo va detto. Quindi P maiuscolo, lui dice ok, nel suo percorso per difetto, quindi sto lavorando nella cartella scrivania, questo file si trova nella cartella scrivania,
e gli dico enter e lui me lo salva sopra. Vedete, written, l'ho scritto, l'ho salvato. Se voglio salvare un nuovo foglio, quindi un foglio che ho appena iniziato ad usare, a creare, che ne so, qui così diciamo che questo sia un nuovo foglio, c'è il P, poi devo dargli il nome del file, diciamo nuovo foglio.sc, faccio enter. E lui dice che nuovo foglio.sc l'ha scritto. Andiamo a vedere qua. Questo è il mio foglio preesistente e nuovo foglio sc lo vedete qui. Nuovo foglio sc l'ha salvato anche lui. Quindi P seguito dal nome di file per salvarlo in un nuovo foglio, oppure se non è mai stato salvato per salvarlo comunque con un nome di file, oppure P enter per salvare nel foglio medesimo. In questo caso adesso sono sul nuovo foglio SC. Poi, se voglio aprire, sono nel programma dentro, sta andando il programma come in questo momento, e voglio aprire un foglio. Quindi in questo momento sto lavorando su un nuovo foglio e voglio tornare ad aprire il mio test SC e quindi posso usare il comando G e dandogli il nome del file. Adesso il nome del file esattamente è testscsc, non voglio scrivermelo, torniamo sul terminale, quindi uso G maiuscolo e gli dico, vedete che qui dice get, quindi ottieni, apri quale file, e allora gli do il nome. Quello che ho appena copiato prima, gli do il nome, faccio incolla, testsc.sc, enter, e lui mi dice reading, ciò che l'ha letto, e qui sono tornato al testsc.sc. Quindi abbiamo visto in queste prime operazioni come si apre un file esistente, come si apre il programma, come si salva il foglio sul quale sto lavorando, come si salva eventualmente in un nome nuovo e come si legge una volta dentro nel programma. Un foglio esistente, come si apre un foglio diverso esistente. Poi, qui cosa dico? Poi ci sono anche comandi, diciamo, per muoversi nel foglio di calcolo. Avete già visto che con le frecce, cioè più che visto, ve lo dico, per muovermi. Il cursore è, diciamo, la cella in colore bianco pieno, quella che si sta muovendo adesso, io la sto muovendo con le frecce della tastiera. In su, in giù, in qua, in là, mi muovo. Rendendo quella corrente la cella dove è evidenziata in bianco, insomma, ecco, voilà. Mi muovo con le frecce semplicemente. Poi per spostarsi di più righe o colonne in un colpo solo, io posso scrivere un numero e poi usare la freccia corrispondente. Per esempio, per spostarmi di 3 righe in giù, posso premere il numero 3 e poi la freccia giù. Vediamo un po' se è vero. Quindi numero 3, freccia giù, vedete che si è spostato direttamente di 3 righe in giù e siamo arrivati qui. Se io dico 5, freccia verso destra, mi si sposta di 5 colonne verso destra. Vedete adesso la cella corrente è questa qua. Quindi numero più la freccia di dove voglio spostarmi e mi sposto, diciamo, più velocemente che non di cella. Di riga in riga o di colonna in colonna come sto facendo adesso, ecco, mi posso spostare velocemente a blocchi. Ne so, 9, tac, mi sono spostato di 9 colonne, 10 in giù, mi sono spostato di 10 righe in giù, eccetera, eccetera. Quindi basta digitare la quantità dello spostamento e poi la freccia. Ok. Poi escape un paio di volte, quindi se avete iniziato un'operazione qualsiasi, che ne so, l'inserimento di un valore in una cella, lo spostamento di righe, colonne, queste cose qua, e però volete rinunciarvi, avete già iniziato l'operazione, volete rinunciarvi, premete il tasto escape un paio di volte e rinunciate, interrompete l'operazione che stavate facendo. Ecco, il Q per uscire l'abbiamo già visto prima. Poi, per inserire un valore numerico,
o una formula è l'uguale, scusate il gioco di parole, uguale a come si farebbe in Excel o in Calc. Si inizia ad inserire una formula o un valore con l'uguale. Adesso magari è il caso di uscire dal programma e rientrare vuoto con un foglio di calcolo, quindi con il programma vuoto, giusto per avere, diciamo, la lavagna pulita, ecco. Quindi l'uguale, diciamo, io voglio inserire qui colonna A, la prima riga 0, voglio inserire, ecco, un valore numerico, faccio uguale e lui vedete che qui mi prepara il cursore qui per dire ok, inserisci quello che vuoi mettere, o la formula o il valore numerico, io dico che ne so, 152, enter, e vedete che ha inserito 152.00 per difetto, formato numerico. Come impostato senza toccare appunto il formato, che poi vedremo fra un attimo come si fa, considera con due decimali il valore numerico. Quindi ho messo 152, vedete che nella prima cella c'è 152. Perfetto. Questo vale anche per le formule che vediamo più in giù qui, lo vedete qui nella scaletta, vedremo anche un paio di esempi di formule, un esempio di formula. Ecco, qui ho elencato più formule, ne usiamo una giusto per mostrarvi come si fa. E l'uguale vale appunto sia per il singolo valore numerico che per inserire delle formule. Poi, per inserire invece delle stringhe, ovvero dei caratteri e non dei numeri, si usano questi simboli. Sono tre simboli che hanno tre modalità di inserimento diverso nelle celle. Quindi io qua mi sposto, per esempio, non so, ecco, colonna C, riga 1, dai, tanto per spostarmi. Allora, il minore, ovvero diciamo idealmente una direzione verso sinistra, serve ad inserire una stringa di testo allineata a sinistra. Il maggiore, che indica la direzione verso destra, ovviamente avete già capito, serve ad allineare il testo verso destra, e la barra rovesciata serve a mettere il testo al centro. Quindi facciamo tre esempi, sempre in questa colonna C, di premo il minore e lui si aspetta qua sopra che io inserisca la stringa. Quindi metto, vediamo cosa metto, Ubuntu, enter. E me lo mette allineato, vedete c'è ancora spazio sulla destra, me lo mette allineato a sinistra. Poi scendo di una riga, faccio maggiore Ubuntu e vedete il maggiore allineato verso destra. Ultimo esempio, barra rovesciata Ubuntu e vedete che è messo in mezzo. Tac, 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 perfetto. E questo rispetto all'uguale per i valori numerici, per gli importi o quello che siano, queste qui sono i tre simboli da usare per inserire il testo allineato come vogliamo. Per cancellare il contenuto di una cella si usa la X, ok? La X, quindi diciamo che questo 152, o che ne so, anzi facciamo così, dai, metto un numero qui velocemente, poi dico no, ho sbagliato, non era lì, voglio cancellarlo, premo la X. È andato al contenuto della cella. Vedete che non è neanche complicatissimo usare questo spreadsheet, questo foglio di calcolo da terminale. È chiaro che se lo si usa una tanto come sto facendo io adesso per dimostrazione in questo video, devo anche sempre rileggere cosa fanno i comandi perché non li ho a mente. Uno che lo usa tutti i giorni, per dire ovviamente, poi sarà molto veloce con la tastiera a spostarsi, a inserire, a togliere, cancellare, spostare. Ovviamente, l'abitudine fa tanto in queste cose, specialmente in questi programmi da terminale che richiedono molta manualità da tastiera, conoscere le scorciatoie da tastiera. Ecco. Quindi abbiate pazienza se devo leggere i comandi, ma io non è che sto usando tutti i giorni questo programma. Poi cos'è che ci dice questo qua? Per posizionarsi, G più colonna riga, quindi per andare, G sarà tipo go, vai. G minuscolo, attenzione ecco qui di nuovo l'importanza dei comandi dati con le lettere maiuscole o minuscole. Prima c'era la G per aprire un foglio esistente, maiuscolo, la G minuscola invece per spostarsi a una certa colonna, a una certa riga. E
Esempio, GB15 va alla colonna B, riga 15. Allora, vediamo un po', torniamo qui sul nostro foglio di calcolo, facciamo G minuscolo e vedete che si apre il comando qua, go to, in effetti G sta per go to, cioè vai a, e allora io inserisco la mia bella cella, facciamo pure come l'esempio, B15, provo a mettere la B minuscola, non mi ricordo se qui è importanza o no. No, non ha importanza, B minuscolo, maiuscolo è uguale. E vedete che è andato alla riga 15, la vedete qui evidenziate in scuro, e la colonna B, ovviamente. E questo è un altro modo, oltre a quello che vi ho mostrato prima, digitando il numero di quanto spostarsi, questo qui è un modo, per così dire, più preciso, perché io posso dire voglio la colonna K e la riga 11, allora basta che io faccio G, K11 e vado precisamente, proprio guardando visivamente dove voglio andare. Ecco, questo è per spostarsi da una cella all'altra. Poi, EI per modificare una cella numerica. Quindi, quando io ho inserito un valore, torniamo all'inizio, quando ho inserito questo valore 152 e non è giusto, era 158, come faccio a correggerla? Non posso fare il doppio clic con il mouse come in Excel o così. Ho il comando per rientrare in quella cella e poterla modificare. Il comando è E seguito dalla I. Allora, mi posiziono sulla mia cella, premo il comando E, poi il comando I. E vedete che il cursore qui mi permette di navigare sul 152, quindi dicevo no, giusto è 158, l'ho corretto, enter, vedete che la cella è stata cambiata in 158. Per modificare una cella col testo, il comando non è tanto diverso, ma la E è maiuscola, insomma, ecco, scelta degli sviluppatori, quindi E, I minuscolo, tutto minuscolo per i numeri, E maiuscolo I per le celle con testo, quindi volessi cambiare la nostra bella cella qui, Ubuntu, facciamo E maiuscolo I, ecco che qui invece di Ubuntu facciamo Ubu 14.04, che è la versione attuale di Ubuntu, enter, e vedete che la prima cella è cambiata in Ubu 14.04. Voilà. Le formule, dicevamo, ecco qui ne ho messe una qualcuna significativa, le formule tra l'altro, scusate, entro nell'help, vediamo un po' se si vedono le formule, vedete qui che le funzioni, formule, sono suddivise in varie categorie, ci sono le formule sui ranghi di celle, quindi se premo L c'è la somma, il classico, il prodotto, la media, il conteggio dei valori, il massimo, il minimo, i classici, per i fogli di calcolo. Quindi che lavorano su intervalli di righe e colonne, le funzioni numeriche che sono tangenti, valore assoluto, la potenza, l'arrotondamento e tutte queste cose, seno, coseno, anche funzioni trigonometriche, proprio logaritmi, anche cose scientifiche, funzioni sulle stringhe. Vedete, substring, il classico, per fare l'estrazione di una stringa contenuta in una cella, eccetera, eccetera. Finanziarie, ci sono finanziarie, non me ne intendo, comunque queste qui, boh, finanziarie, vabbè, chi di voi se ne intende saprà meglio di me. E poi quelle per gestire ora e data, che sono tipo il now per la data corrente, estrarre parti della data e metterla in una cella, estrarre l'ora, l'anno, il mese, il giorno, eccetera, eccetera. Ecco, vedete che c'è una certa varietà di formule, tutto sommato, anche se è un foglio di calcolo da terminale. Ecco, le formule, dicevo, come si mettono le formule? Iniziano con chiocciolina. Per esempio, facciamo, diciamo, di tutte queste formule faccio un esempio solo, se no. Poi potete, ripeto, i miei video sono spesso e volentieri degli spunti più o meno approfonditi su un certo tema e poi se
Spetta a voi, se siete incuriositi o se avete necessità di usare un determinato strumento, approfondire per conto vostro, naturalmente. Io provo, diciamo che provo questo, la somma, che è molto semplice da capire e da fare, la somma di alcuni valori di celle. Quindi, prima di applicare la somma, lasciatemi inserire qualche valore numerico in un paio di celle, quindi uguale, metto a caso, uguale, poi ne faccio ancora uno, va, 23,56, dai, diamoci anche due decimali. Poi, per farlo carino, perché no, dico che qui inserisco un po' una riga per separare il totale e qui faccio il totale, cioè in questa cella A5 voglio inserire la formula somma delle celle superiori. Come faccio? Allora, le formule vengono inserite con la stessa funzione, con lo stesso comando dei valori numerici, ovvero si parte con l'uguale, però ci metto una bella chiocciolina, scrivo sum, apro la parentesi e do l'intervallo di celle. Nel mio caso è da A0 a 0 fino ad A3, quindi sommami da A0 due punti, quindi intervallo di celle A3, chiusa parentesi, enter, e vedete che questa è la somma. Voilà, questa è la somma, ecco. Quindi, voilà, con un po' di formattazione, carino, il nostro foglio di lavoro è molto carino. E già che ci sono, no, non lo salvo, no, lasciamo stare. Abbiamo visto come si salva un foglio di calcolo, quindi lasciamo stare. Ma tanto questo è solo un esempio per il video qua dimostrativo. Ecco, quindi qui vedete che quando vado con il cursore, rendo attiva questa cella, vedete qua che mi mostra che in realtà è una cella che contiene una formula. Per cambiare, siccome credo, spero, è paragonata una formula a un valore numerico, dovrò usare il comando EI, immagino, per cambiare quella formula lì. Io ci provo, E minuscolo I, quindi posso cambiare, dico non voglio sommare il valore di A0 ma partire solo da A1 fino a A3, faccio Enter e vedete che funziona, Quindi per modificare una cella numerica o una formula, metto così, o una formula, giusto per essere più chiari, usare questo comando. Perfetto. Le formule, appunto, dico non le provo ovviamente tutte, avete capito il principio, Poi qui passiamo un po' di comandi per manipolare un po' il foglio di calcolo. Anche qui ne proviamo uno. Ecco, marcare una cella per la copia. E rispettivamente incollare una cella in un'altra posizione, ovvero io ho questa, per esempio, io ho questa cella C1 che voglio anche replicare, copiare, che ne so, in qualche cella qua, E, F, G, da queste parti. Allora, come faccio? Un po' il copia e incolla, ecco, non avendo il tasto destro del mouse o il Ctrl C, il Ctrl V normale, ci sono dei comandi. Il comando è M, che sta per memorizzare, ecco, così intuitivamente M sta per memorizzare, e poi è seguito da come dire, da un registro di memoria, un po' come le vecchie calcolatrici. Quindi io posso memorizzare il contenuto di una cella nel registro A, di un'altra cella nel registro B, C, D, eccetera, eccetera. Rispettivamente C sta per incollare, cioè per copiare il valore in un'altra cella, diciamo così, da interpretare così, e con il registro di memoria corrispondente. Quindi se ho copiato, ho salvato il contenuto di una cella nel registro A, per incollarlo da un'altra parte dovrò usare C e A, rispettivamente CB, CC, eccetera. È più facile da farsi che da dirsi, da spiegarsi. Comunque, facciamo una prova con questa cella. Quindi voglio copiarmi questa UB1404. Dico M nel registro A. E già che ci sono, per far capire bene, mi copio anche questo valore 98 nel registro B.
In questo momento il foglio di calcolo ha memorizzato nel registro A UBU 1404 e nel registro B 98. Allora, l'UBU 1404 voglio incollarlo qui, qui, qui e qui, eccetera, eccetera. Quindi uso il comando C con il registro A, CA, 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 CA. Vedete? Molto carino e potente. Io però nel registro B ho anche il 98. Facciamo la stessa cosa, C stavolta B, C, B, C, B, C, B, vedete? E li ho sempre, fin quando non ci passo sopra a questi registri di memoria, chiamiamoli così fra virgolette, io avrò sempre salvati questi valori di queste celle per andare a incollarli da altre parti nel mio foglio di calcolo. Molto semplice, eh? Poi, incolla multiplo per n colonne. Ecco qua che se io digito quante volte voglio incollare un certo valore e poi uso il comando C con il registro A, per esempio, lui mi incolla per n volte quello stesso valore senza che lo faccia io manualmente. Esempio, 3CA incolla un valore nella cella corrente e nelle due colonne verso destra. Quello che io ho fatto 4 volte qua sopra, ho messo C. CA, 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 io potrei farlo con un comando solo, posizionandomi nella prima cella valida nella quale voglio incollare, e poi ci pensa il comando multiplo a incollare nelle seguenti. Quindi in questo caso voglio incollarlo praticamente 4 volte, 1, 2, 3, 4. Allora faccio 4 CA e vedete che in un colpo solo in orizzontale mi incolla lo stesso valore senza doverlo fare io 4 volte manualmente. Poi vediamo un po'. R, il comando R attiva l'operazione sugli intervalli di celle. Quali operazioni? Per esempio, operazione X per cancellare il contenuto di un certo intervallo di celle. E vediamo un po' come usare, per esempio, questa funzione. Premere il punto per poter modificare l'intervallo di celle. Ok, vediamo se mi ricordo come si fa. Dico, voglio cancellare queste celle qua. Mi posiziono qua, credo, oppure uguale dove mi posiziono, che poi devo indicare io l'intervallo di celle. Quindi R, vedete che R sta per range, ovvero per intervallo. E poi qui ci sono le varie funzioni possibili, fra le quali c'è X erase, cioè pulisci. C copy, F fill, eccetera, eccetera. Ci sono vari comandi. Io qui ne ho indicati tre, appunto, C per copia, F per fill, per riempire. Incominciamo con la X, giusto per vedere come posso cancellare in un colpo solo questo intervallo di celle, quindi dalla E3 alla H3. Allora io dico R, ok, lavoro su un intervallo di celle. Con cosa? Con la funzione X, quindi premo X. E poi premo il punto, il decimale, perché quel punto mi permette di portare il cursore sull'intervallo di celle. In questo caso ero posizionato sulla cella E3, lui inizia a riportarmi E3, E3, l'unica cella, ma io non voglio E3, voglio andare da E3 giusto fino ad H3. Quindi faccio H3 e faccio Enter. E vedete che mi si è cancellato tutto l'intervallo di queste celle. Molto bene. Stessa cosa per copiare delle celle. Quindi io voglio, per esempio, vediamo un po' se ce la faccio, copiare dalla A0 fino alla A3. Questi valori numerici li voglio copiare qua dentro, dalla D0 fino alla D3. Quindi mi posiziono per mia praticità sulla cella di partenza, richiamo la funzione R e stavolta invece della X gli dico C per copy. Vedete lì C, premo il puntino e lui mi presenta D0 D0. Ok. Vediamo cosa succede perché copia da A0 ad A3, da A0 ad A3, li ho copiati e
Vediamo se l'F fa l'incolla oppure no, non lo so, francamente, andiamo avanti. R. No, l'F puntino da D0 a D3 e non gli ho dato cosa mettere come valore. Scusate, eh? Scusatemi. Ecco, quello che avete appena visto, la dimostrazione che, come dire, non sono molto pratico del programma, ve lo sto mostrando perché mi ha incuriosito, e che non sono stato capace di usare in modo corretto il comando C di copia. Il comando C di copia in realtà richiede, non ho letto bene nemmeno io la mia stessa scaletta, due intervalli di cella, ovvero l'intervallo di partenza e quello di destinazione, perché dico copio questo intervallo di celle in questo intervallo di celle. Quindi rifacciamo l'esercizio perché è anche corretto che vi mostri che funziona. Quindi io voglio copiare, ripeto, la 0 fino alla 3 dove nel D0 fino al D3. Allora, mi posiziono sulla 0, R, premo il C e vedete cosa c'è scritto qua sopra, prima di farlo sparire. Destination range e source range. Quindi devo indicare prima l'intervallo di celle di destinazione, quindi sarà D0, D3, e poi quello di partenza a 0, a 3. Allora faccio il puntino per poter indicare gli intervalli. Ecco qua, quindi prima destination, vedete? Che non è la A, ma la D, quindi qui devo mettere D0, D3, faccio uno spazio e gli dico da dove copio per metterti lì i valori. A0, A3, Enter. E vedete che finalmente ha fatto quello che volevo mostrarvi, quindi ha copiato questi valori qua della colonna A nelle celle della colonna D. Molto bene. Il fill, spero dunque, per impostare un valore fisso in più celle, quindi premere il punto per poter impostare l'intero di celle, il valore iniziale e l'incremento. Attenzione, qui ci sono tre elementi in gioco. L'intervallo di celle dove voglio mettere il valore iniziale e c'è anche la possibilità di mettere un incremento. Quindi posizioniamoci sulla cella B, 0 e proviamoci a usare questo comando F, quindi F per fill, per riempire. Allora, vedete che qui premo il puntino, mi guida, è comunque il comando, ecco, fossi stato più attento non avrei già sbagliato la prima volta. Mi dice l'intervallo di celle, il valore di partenza start e l'incremento inc. Quindi eccomi qua con l'intervallo di celle, ok, B0, ma io voglio andare fino al B20, spazio. Valore iniziale 10, spazio incremento 2. Quindi l'intervallo dal B0 al B20 mi verrà riempito dai valori a partire da 10, incrementato di 2 ogni volta. Faccio Enter e vedete che ha fatto quello che mi aspettavo, 10, 12, 14, bla 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 bla, di 2, 2, 2, 2, 2 fino alla riga 20. Perfetto, vedete qua, ottimo. E avete capito quindi la sostanza è che il comando R apre la possibilità di usare questi comandi, tra virgolette, di massa per fare delle copie in massa, per riempire delle colonne in massa, eccetera, eccetera. Molto bene. Poi, beh, siamo quasi in fondo, eh? Abbiamo fatto un po' di fatica lì, ma insomma, vabbè, perdonatemi. Formato delle colonne, ecco, l'ultima cosa è vedere un po' come cosa vuol dire formato delle colonne. Abbiamo visto che i numeri, per esempio, sono sempre impostati come parte intera punto due decimali, ma possiamo variare questa roba. Da dove si vede che il formato è quello? Lo si vede dall'indicazione qua in cima. Allora c'è, per esempio, B20 perché siamo posizionati nella cella B, riga 20. Qui indica il valore corrente, che sia poi una formula, una stringa di alfanumerica o il valore 50, e qui c'è fra parentesi tre valori. Cosa sono questi tre valori? Vediamo un po'. I tre valori possono essere
impostati con il comando F più spazio, vabbè, digitandoli uno dopo l'altro. Questo è per modificarli, tre valori. Ma cosa significano questi tre valori? Il primo è la larghezza di una colonna, che si può modificare anche con le frecce sinistra e destra dopo il comando F. Quindi la larghezza, per difetto la larghezza è di 10 posizioni. Quindi la colonna B in questo caso, per esempio, come tutte le altre colonne, è larga 10. Io voglio renderla più larga, per esempio, di 10. Premo F, vedete che premendo F qui mi dice che il formato corrente di questa colonna è 10, 2, 0. Poi vedremo anche gli altri valori cosa significano, ma nel nostro caso 10 è la larghezza. E posso premere le frecce, come dico lì, di sinistra o di destra per restringere. Se io premo la freccia verso sinistra, da 10 è diventata 9. La larghezza, se vado ancora, diventa 8, 7 e così via. Se vado verso destra, vedete che arrivo a 10, 11, si allarga la colonna, lo vedete proprio visivamente. Diciamo che invece di 10 faccio 20, va la colonna B. E questa è una possibilità. Il secondo, quindi il 2, per intenderci, sono i decimali dei valori numerici. Si può modificare con le frecce su e giù dopo il comando F. Ecco, il comando F è ancora attivo, quindi se io premo le frecce che va verso l'alto, verso il basso, dunque mi rimetto con il fuoco sul terminale, ecco, verso l'alto, verso il basso, vedete che il 2 centrale diventa 3 se premo la freccia verso l'alto, quindi aumentano i decimali. Vedete che aumentano i decimali, rispettivamente se vado con la freccia verso il basso diminuiscono i decimali fino a sparire totalmente, diventano solo numeri interi, 0. Ne lasciamo 2 standard, 3 quello che è, lasciamone 3, va. Ecco, quindi comando F. Il bello, boh, faccio enter e confermo, il bello, cioè anche forse scontato, che le altre colonne sono rimaste con gli altri formati. Naturalmente la colonna B, vedete che adesso riporta 20 di larghezza, 3 decimali e il 0 che vedremo fra un attimo. La colonna A invece riporta ancora, come tutte le altre colonne, lo standard 10, 2, 0, quindi per ogni colonna potete impostare specificatamente il suo formato. I tre valori, diciamo, c'è ancora il terzo. Il terzo valore non si può modificare semplicemente con F le frecce, ma bisogna proprio usare F con lo spazio per andare a ritoccarlo. E il valore cos'è? Lo 0, che è quello standard, c'è sempre 0 nel terzo valore, lo vedete qui. Lo 0 è i numeri decimali fissi. Quindi così come li vedete. Se mettiamo 1 invece di 0, appare la notazione scientifica, ovvero con l'esponente. Qui chi ha fatto a scuola sa benissimo che cos'è l'esponenziale. Quindi F spazio, metto, cos'era, 20, ups, 20, 3 e metto 1 invece di 0, enter. Vedete che lui mi mette un valore prima della virgola. E poi tutto il resto dopo il decimale con l'esponente 1. In questo caso il valore era 44, fa 4,4, esponente 1 sarebbe il 44. Insomma, la notazione, per così dire, scientifica, ecco, con l'esponente. Se metto 2 invece di 1, quindi 23, 1, in questo momento metterò 23, 2. Se metto il 2, la notazione scientifica con l'esponente e le cifre che erano davanti alla virgola prima di questa impostazione lo rimangono, ovvero adesso lo imposto e vediamo cosa vuol dire. Quindi F spazio 20, 3, 2, vedete che il 44 resta davanti, in questo momento c'è esponente 0. Ci fossero i decimali o numeri più grandi, eccetera, eccetera, poi cambia, però vedete, cambia leggermente la notazione scientifica, quello che c'era come parte intera lo rimane. In sostanza. Bene, cosa posso dire ancora qui? Niente se non che, nel frattempo ho messo 1258.8945 come valore numerico, vedete che lui,
L'ha impostato in modo diverso che non qua perché la notazione l'ho messa in modo diverso. Ecco, ma per la notazione diciamo che qui io voglio tornare 20, 3, 0, quella standard. E va benissimo così. Ecco. Avete capito cosa sono questi tre valori e come impostare? Il formato della singola specifica colonna, quindi si può andare colonna per colonna e dargli il suo formato. Cosa dire ancora? Ultime due cosine. Avete visto tutto bello, bellissimo, come si formatta, come si impostano le colonne, le formule, i calcoli e tutto, ma non abbiamo ancora visto come eliminare colonne, inserire colonne, eliminare righe, inserire righe. Ci sono anche questi comandi, ovviamente. I per inserire, D per delete, con la C vuol dire le colonne, rispettivamente IR e DR per le righe. Quindi, diciamo che io voglio eliminare, no, anzi, voglio inserire una colonna qui a livello della F, quindi inserisco una colonna, quindi faccio IC e vedete che tra la F che c'era e la E praticamente ci ha innestato dentro la F è diventata la G, eccetera, eccetera, spostato tutto, ha traslato tutto verso destra. Rispettivamente, se voglio ricancellare questa colonna, mi posiziono, dico D, C e torno come prima. Per le righe la stessa cosa, eh? Per le righe io dico mi posiziono qui, voglio inserire una riga a livello della 2, quindi si innesterà una nuova riga fra la 1 e la 2, presumo io, facciamo I e vedete che qui sopra mi dice cosa vuoi fare, I, R o C, R row, C column. Voglio una R, tan, quindi no, anzi lo mette fra la 2 e la 3 sotto. Vedete che mi ha messo una nuova riga qui fra la 1 e quella che era la 2, che è diventata questa, eccetera, eccetera. Ecco, tra l'altro, vedete che come in qualsiasi foglio di calcolo degno di questo nome, la formula segue, si è spostato l'intervallo della formula perché ho inserito una riga nuova. Da 1 non è più fino a 3. Ma è diventato da 1 a 4 la somma. Perfetto, eh? Vedete che questi meccanismi con l'autocalcolazione funzionano. Voglio cancellare anche la riga, faccio D e lui mi dice riga o colonna, riga, la cancello e voilà. Siamo arrivati in fondo a questo interessante video, di questo interessante strumento, magari un po' arcaico, ma sicuramente curioso e forse stuzzica anche la curiosità, al giorno d'oggi che abbiamo ben altri strumenti più sofisticati graficamente. L'ultima cosa che voglio dire prima dei riferimenti di rete che vedete qui, che li troverete comunque nella descrizione del video, l'ultima cosa è che il formato in cui vengono salvati questi fogli di calcolo, queste cartelle di fogli di calcolo, è assolutamente trasparente, trasparente nel senso che è un semplice file di testo, quindi se io aprissi in un editor di testo il mio quel file, questo non l'ho salvato, questo che ho usato durante il video, ma quello che avevo già creato in precedenza, se io lo trascino in un editor di testo o lo aprissi nell'editor nano del terminale, vedete che qui è tutto semplice file di testo, eh? Come sono formattate le colonne. Cosa c'è nei singoli valori delle celle, cosa deve fare per formattare il testo a sinistra, a destra, cioè è tutto descritto, vedete anche le formule, se ci sono innestate delle formule in una cella, è tutto descritto, diciamo, come semplice file di testo, quindi non è come l'Excel o magari anche come il LibreOffice Calc, che è vero, è un formato aperto, ma bisogna riuscire a capirlo, interpretarlo, qui è trasparente la cosa, vedete per singola cella il suo contenuto, o una formula, un calcolo oppure un valore diretto e tutto è molto, molto, diciamo, comprensibile e immediato. Ecco, voilà. Questo era solo per farvi capire che anche come vengono salvate queste cose, che poi vengono presentate in formato di griglia intelligente, diciamo, autocalcolante, è un semplice file di testo. Ecco, detto questo, ho concluso questa presentazione di SC, il foglio di calcolo nel terminale. Ecco,
Vi attendo alla prossima occasione. Con questo vi saluto. Ciao ciao!